La guerra dei taxi all'aeroporto d'Abruzzo non è terminata e il decreto della regione, che sembrava aver messo tutti d'accordo, riaccende invece la polemica tra i comuni di Pescara e Chieti. I tassisti pescaresi e il sindaco Carlo Masci annunciano ricorsi. In riferimento al decreto con il quale il presidente della regione Marco Marsiglio ha assegnato gli stalli all'interno dello scalo aeroportuale, Masci esprime il suo disappunto per la scelta di assegnare due posti agli operatori della città di Chieti. Ho due stalli per i tassisti di Chieti all'aeroporto di Pescara sulla base di una legge nazionale, ma è anche vero che i tassisti di Chieti approfittano dello stallo su Pescara per entrare nella nostra città e per svolgere un'attività nella nostra città che è assolutamente vietata dalla normativa che riguarda i tassisti, e questo noi dobbiamo assolutamente impedirlo. I tassisti potrebbero impugnare questo provvedimento. Il comune di Pescara invece cosa ha intenzione di fare? Allora, i tassisti lo hanno già fatto e in quell'occasione anche il comune di Pescara ha partecipato all'azione giudiziaria che poi è stata vinta dai tassisti pescaresi per un errore di procedura. Adesso noi valuteremo ovviamente puntualmente la delibera che è stata emanata e se presenterà vizi procedurali sicuramente la impugneremo, altrimenti ci muoveremo con la regolamentazione all'interno del Comune di Pescara delle attività di tassista e ovviamente se sarà necessario mettere dei vigili urbani all'ingresso dell'aeroporto per verificare dove vanno i tassisti che oggi occupano gli stalli ma che non sono di Pescara, avremo un aggravio di attività per i vigili urbani che sicuramente peserà sulla gestione complessiva delle dinamiche legate alla Polizia Municipale nella nostra città. E comunque se dovremo farlo lo faremo perché nessuno può pensare di venire a Pescara a fare attività che non sono previste dalla normativa vigente.